Ora precedente abbiamo ricavato queste tre probabilità di errore condizionate. Questa è la probabilità di errore condizionato a un simbolo che ha quattro vicini, ad esempio questo. Questa è la probabilità di errore condizionato di un simbolo che ha tre vicini, ad esempio questo qui, uno sotto, uno a sinistra e uno a destra. E questa è la probabilità di errore condizionato di un simbolo che ha due vicini, uno a destra e uno in basso. Tre espressioni molto semplici. Utilizziamo queste tre espressioni, in particolare le ultime due, per calcolare la probabilità di errore della 8QM. Allora, la probabilità di errore sul simbolo di una 8QM è chiaramente la media delle probabilità di errore condizionate, ma qui ci sono solo due categorie di simboli: i simboli centrali, che hanno tre vicini, e i simboli laterali, che hanno due vicini. Siccome i centrali sono 4 e i laterali sono 4, 4 su 8, cioè la metà dei simboli, hanno tre vicini. L'altra metà dei simboli, 4 su 8, hanno due vicini. E quindi la probabilità di errore è la media fra queste due, cioè questa più quella diviso 2, cioè un mezzo per questa qui, 1 meno 2q. Fatemi scrivere q invece di q di d su 2 sigma, va bene? Così è un po' più rapido, poi alla fine rimetteremo q di d su 2 sigma. 1 meno 2q per 1 meno q, che è la probabilità di errore condizionata a un simbolo che ha tre vicini, più 1 meno q al quadrato. 1 più 1 diviso 2 fa 1, e poi abbiamo meno questa più questa diviso 2. 1 meno q è un comune, quindi diviso 2 lo metto. E avanza dalla prima 1 meno 2q, dalla seconda invece avanza 1 meno q. In totale cosa abbiamo? 2 meno 3q, quindi 1 meno q per 2 meno 3q diviso 2. Potrebbe andare bene così, o potremmo continuare a svilupparla, insomma, è un conto semplice, ognuno se lo può fare per conto suo. Magari sviluppiamo un altro po' per semplificare ulteriormente. Allora, abbiamo 1 meno 1 per 2 fa 2, diviso 2 fa 1. Poi, primo per il secondo, meno 3q, meno 1q, fa meno 4q, diviso 2 fa meno 2q, col meno davanti più 2q. E poi c'è il secondo per il secondo, meno q per meno q fa più 3q quadro diviso 2, col meno davanti fa meno 3 mezzi q quadro. Quest'uno semplifica e qui rimane 2q meno 3 mezzi q quadro. 2q meno 3 mezzi q quadro, che chiaramente è uguale praticamente a 2q di d su 2 sigma quando questa probabilità è molto meno di 1. Ok? È un esercizio, come tanti se ne lo sono fatti. Al massimo potete andare a esprimere l'argomento d su 2 sigma nel caso di una 8QM, ce l'avete qua, d su 2 sigma è sempre radice di d quadro diviso 4 sigma quadro, che si chiama n0, mezzi,
e quindi sapete si può scrivere come un mezzo di quadro, scusate, sì, di quadro su econB e con B su N0, o se preferite con un mezzo efficienza e potenza per con B su N0 sotto radice, l'efficienza e potenza 2, quindi questo è radice di con B su N0. Quindi qui basta che ci mettete Q di 2Q di radice di con B su N0. Insomma, è soltanto espresso il termine D su 2 sigma, che è sempre il solito termine che appare in tutte le probabilità di errore, l'ho particolarizzato a questa modulazione particolare, la 8QM. Siccome D su 2 sigma si può scrivere anche come radice di un mezzo efficienza e potenza con bisogno di 0, con questi semplici passaggi che abbiamo fatto spesso nelle lezioni passate, l'efficienza e potenza della 8QM è 2, quindi D su 2 sigma è semplicemente radice di convisione 0, il solito termine. Va bene? Quindi qua scrivo dove D su 2 sigma è radice di convisione 0. Quindi anche il caso 8 l'abbiamo fatto, rimane soltanto il caso cross QM. Che è quello che è rappresentato in alto a destra come esempio. Era n uguale a 32. E vediamo ora. Cross QM, come si fa a calcolare la probabilità di errore, l'efficienza e potenza nella cross QM? È molto semplice, vedete da che aspetto ha la costellazione. Nel caso M uguale 32 è un quadrato 5x5, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un quadrato 6x6, che fa 36, a cui ho tolto i 4 vertici. Quindi per calcolare l'energia basta che vi calcolate l'energia di una 6x6 e poi ci togliete l'energia di questi quattro simboli, che sono tutti quanti uguali, quindi 4 volte l'energia di un simbolo sta qua, e ottenete efficienza e potenza. Lo potete fare a qualsiasi costellazione cross, cioè, chiaramente quando diventa più grande bisogna togliere qualche simbolo in più qui sopra. Lo fate, se lo fate viene fuori che l'energia media per simbolo è di 4 sesti 31 su 32 m-1. Verificatelo con la 32, QM verificatelo con la 128 e così via. Scusa professore, ma è sempre un quadrato senza 4 vertici? Anche aumentando disegnatelo un attimo, fatevi un attimo un esempio con la 128 e cos'è? Una 64, quindi un quadrato 64, quindi 8x8, e poi sono 64 punti e poi servono altri 128. Come li mettete 128? Scusate, altri 64 oggetti, come li mettete altri 64 oggetti? Ne potete mettere 16, quindi qua ci sta un pezzo che è 8x2, qua c'è un pezzo 8x2, qui un pezzo 8x2 e qui un pezzo 8x2, e quindi cosa c'è? Quanti simboli vanno eliminati? 2x2, 4 qua, 4 qua, 4 qua e 4 qui. Non è che ci vuole molto, non c'è nulla di teorico qui, non c'è nulla da capire, sono stupidi conticini. La costellazione che avete, vi fate il conto e esce fuori quello che esce fuori. Quello che voglio farvi notare ora qui è semplicemente che 31 su 32 è un numero minore di 1,
quindi l'energia media per simbolo è più piccola che della square OQM, pur mantenendo lo stesso distanza minima fra i segnali, che è sempre D. E quindi l'efficienza in potenza è invece la stessa di prima, 6 log 2 di m diviso 31 su 32 m-1, e poiché 31 su 32 è il numero meno di 1, il denominatore è più piccolo del caso precedente, della square, e quindi il rapporto è più grande. Cioè la costellazione cross è un po' più efficiente in potenza della costellazione square. Perché? Perché mantenendo la stessa distanza D ha un'energia media per simbolo più piccola, e dunque, per bit più piccola, e dunque un'efficienza in potenza migliore. E il motivo si capisce da questo disegno. Mi sembra più efficiente una modulazione fatta così, che vedete sta bene dentro un cerchio, o una modulazione quadrata in cui ci sono dei simboli che sono molto lontani al di fuori del cerchio. Cioè una costellazione cross è quella che a parità di distanza minima ha i segnali più concentrati verso l'origine, e quindi ha un'energia media più piccola, e quindi un'efficienza maggiore in potenza, perché è un po' più concentrata all'origine. La square invece ha i vertici che stanno fortemente molto lontani dall'origine, quindi sono molto energetici quei segnali. Probabilità di errore? È molto facile calcolarsi, basta che contate quanti sono i segnali che hanno 4 vicini, quindi il numero di segnali con 4 vicini diviso m per probabilità di errore dei segnali con 4 vicini, più il numero di segnali con 3 vicini, anzi, lo scrivo in questa maniera, 1 su m, perché è la media, della somma per i che va da 2 a 4, il numero di segnali con i vicini, per la probabilità di errore condizionata a quei segnali con i vicini. Quindi vi fate la rappresentazione geometrica dei segnali, che è quella là, trovate le regioni di incisione, che sono quelle immediate, e fate la media su tutte le probabilità di errore che potete avere condizionate. Ricordate che potete avere solo 3 probabilità di errore: probabilità di errore di segnali con 3 vicini, con 4 vicini e con 2 vicini. Contate quanti sono i segnali con 4, con 3 e con 2 e fate la media. Ok? Ripeto, questo S con I è segnale con I vicini, l'acronimo di sopra. Se poi non vi vuoi fare questo conto e volete una maggiorazione rozza, che a questo punto possiamo rendere valida sempre, sempre per n maggiore o uguale di 16, insomma, perché per 4 ce l'avete in forma chiusa, per 8 eccola qua in forma chiusa, la prova di errore che ho fatto prima, da 16 in poi anche la cross, la square ce l'avete in forma chiusa, la cross la potete calcolare, ma se vi va, se volete vedere una maggiorazione rozza che vi sta bene sempre, allora potete sfruttare il nearest memory in unbound. E ricordarvi che da un lato la probabilità di errore sul simbolo è sempre maggiore o uguale alla Pairwise Error Probability, cioè la probabilità di scambiare due simboli vicini fra di loro. La probabilità di errore è certamente maggiore di questa, perché voi avete tanti modi per fare un errore, non solo scambiare due simboli più vicini, ma anche tanti altri modi. Quindi la probabilità di errore sul simbolo è sempre maggiore di quella di scambiare due simboli più vicini, che era Q di dis 2 sigma.
Il nearest neighbor in unbound dice che questo è minore o uguale del numero medio di vicini, per cui di due sigma. Ma se vuoi la maggiorazione rozza, non posso avere più di 4 vicini. Ok, se non mi va neanche di calcolare il numero medio di vicini, io posso avere o 4 o 3 o 2 vicini, in media ce ne avrò 3,5, 3,7, quello che sia, ma se non voglio neanche calcolarli, questo è minore o uguale di 4, perché non posso avere più di 4 vicini, no? La costellazione è fatta così. E questa è, abbiamo detto, 4 di Q di 1,5 efficienza e potenza per e con bisogno 0. Quindi dovremmo avere 1,5 efficienza e potenza per e con bisogno 0 è per la square diventa 1,5, ricopio là, 6 log 2 di m su m meno 1 e con bisogno 0, e per la cross ricopio lì è 1,5, 6 log 2 di m diviso 31 su 32 m meno 1 e con bisogno 0. E questo è certamente maggiore o uguale del caso più piccolo. Sono due efficienze in potenza queste qui. Sto cercando di fare un bound per mettere dentro tutti i casi, sia square che cross. Questo è il nearest neighbor union bound, questo è un bound al nearest neighbor union bound. Ora ci sta il termine D su 2 sigma. Quanto fa D su 2 sigma? D su 2 sigma, vi ho detto che è 1,5 efficienza e potenza con bisogno 0, abbiamo sempre detto. Quanto è l'efficienza e potenza? Per la square è questa, per la cross è questa. Se voglio fare un bound che mi racchiude tutte e due, quale ci metto? Quella più piccola di tutte, perché l'efficienza e potenza più piccola dà un argomento della Q più piccolo e quindi una prova d'errore più grande, e a me serve una maggiorazione. La più piccola efficienza fra le due è questa qua, cioè 1,5, 6, quindi 6 diviso 2 fa 3, 3 log 2 di m diviso m meno 1 di con bisogno 0. Se ci metto questa avrò l'uguaglianza per una square e avrò una maggiorazione per la cross, perché la cross sarebbe un po' più efficiente, ma io ci metto lo stesso questa e allora minore uguale. Qui abbiamo 3 log 2 di m su n meno 1 e con bisogno 0. E questa è un upper e lower bound che valgono sempre, qualsiasi, sia che cross che square. E come vedete sono molto accurati, perché sono compresi fra un q e 4 volte q. Quindi è molto accurato. Diciamo che altri esercizi sulla QM non se ne possono, non vale la pena farne. E quindi esempi di esercizi su modulazioni bidimensionali e maria abbiamo fatti abbastanza. Passiamo a un altro esempio di modulazioni, che sono le modulazioni in maria multidimensionali. Quella in cui la dimensionalità è maggiore di 2, 3, 4, 5, 6 e così via.
uguale 1 è lineare, q uguale 2 è bidimensionale, ma il caso più eclatante di modulazione bidimensionale è quello in banda passante, dove le due dimensioni sono componente in fase, componente in quadratura, e poi le multidimensionali. In realtà anche il 2 è multidimensionale, però è talmente semplice, lo mettiamo da parte come caso. Che esempi possiamo vedere? Beh, un esempio molto importante è il caso di modulazioni ortogonali con segnali equienergetici. Cioè se ho m segnali, un caso molto importante di modulazioni m-arie multidimensionali è quello in cui la dimensione data dello spazio segnali è proprio m. Ho m segnali linearmente indipendenti, anzi li prendo proprio ortogonali. E già che ci sono li prendo anche equienergetici, perché non c'è ragione di farne alcuni segnali, di fare alcuni segnali più energetici di altri. In questo caso i segnali soddisfano questa condizione: S con IT ed S con GT sono ortogonali, quindi questo prodotto scalare fa sempre 0, tranne in caso in cui I uguale J, in qual caso l'energia del segnale, e siccome sono tutti uguali si chiama E. Se poi volete scrivere questa condizione inglobata nella condizione Nyquist, perché ricordatevi sempre che tutte le modulazioni viste per finora per noi soddisfano anche la condizione Nyquist, allora sto dicendo che la cross correlazione tra S con I e S con J, campione a passo MT, fa l'energia mutua fra I e J, che è questa qua, per la delta di Dirac in M, perché deve fare sempre 0 tranne il caso in cui M fa 0, per evitare interferenze intersimboliche. Quindi questa è la solita condizione Nyquist, dove qui avrei messo energia mutua dei segnali, ma siccome sono equienergetici e ortogonali ci metto questa espressione. Ok, questa è l'unica condizione che devo soddisfare i segnali affinché la segnalazione possa definirsi ortogonale con segnali equienergetici. Funzioni di base a questo punto sono i segnali stessi. Una volta che avete normalizzati, energia unitaria, e quindi dovete dividere per la radice dell'energia, ma sono tutti quei energetici, quindi radice di E, queste sono le funzioni di base, quante sono? M. In questo caso la rappresentazione geometrica è immediata dei segnali, perché l'ennesimo segnale, o il n-esimo segnale, si potrà scrivere come radice di E per il segnale diviso radice di E. Ma questa si chiama forma d'onda di base, JS, e dunque come potete vedere la rappresentazione geometrica JS segnale è un vettore che ha tutti i zeri ovunque, tranne in posizione J, dove l'elemento si chiama radice di E. Sono ortogonali, quindi è chiaro che sono vettori a base canonica, insomma, le funzioni di base. E quindi come potreste rappresentarli? Vi faccio soltanto il disegno in 3D, quindi il caso di M uguale 3, anche se non esiste un caso M uguale 3, va bene?
M uguale 2 è la binaria ortogonale, già abbiamo visto. I segnali sono messi così. Questo è S con 2, questo è S con 1, lungo radice di E, lungo radice di E. La distanza è D uguale la diagonale al quadrato del lato della radice di E, quindi radice di 2. Questo è il caso M uguale 2, già visto, la binaria ortogonale. M uguale 4 non lo posso disegnare perché servirebbe uno spazio quattrodimensionale. Vi faccio vedere il caso M uguale 3 che non esiste, ma almeno abbiamo una mezza idea di come può essere fatto. In questo caso ci dovrebbe essere tre le direzioni realmente dipendenti. I segnali dove si trovano? Sui vertici di un triangolo equilatero. Quindi uno sta qui, S con 1, a radice di E, l'altro sta qui, S con 2, a radice di E, e l'altro sta qui, S con 3, a radice di E. Le distanze mutue sono D e sono tutte uguali fra di loro. D, D, D. Ok? Questo ci permette immediatamente di calcolare la efficienza in potenza. Perché l'energia media per simbolo è E, tutti i simboli sono equienergetici. L'energia media per bit è l'energia media per simbolo diviso il numero di bit, che sono 2 di m. La distanza è sempre la stessa, è radice 2 e. E quindi l'efficienza in potenza che è di quadro su con b è 2 log 2 di m. L'unica cosa che voglio farvi notare è che adesso l'efficienza in potenza all'aumentare di m cresce. È l'unico esempio che abbiamo visto finora in cui l'efficienza in potenza cresce con m. Ma la cosa è ovvia perché in tutte le modulazioni viste finora la dimensionalità dello spazio dei segnali rimaneva fissata. E qui se aumentava m, l'unico modo per mantenere la stessa distanza minima d era piazzare questi nuovi segnali nelle uniche due, uno o poche direzioni direzioni fissate che avevamo. Se devi mettere questi nuovi segnali in quell'unico sottospazio q dimensionale che non può crescere, prima o poi questi segnali vanno piazzati lontani dall'origine per mantenere la distanza minima d, e quindi questi nuovi segnali hanno sempre energia maggiore e quindi la costellazione aveva un'energia media che cresceva con m. Nell'ortogonale invece, ogni volta che arriva un segnale in più, io posso metterlo su un'altra direzione e mantenere la distanza minima inalterata. Quindi l'energia media della costellazione rimane fissata e non cresce. E quindi se la distanza minima rimane fissata, e l'energia non cresce, vuol dire l'energia media del bit decresce, e vuol dire poi potete mantenere la stessa distanza d con energia media del bit sempre più piccola. Poca energia media del bit, stessa distanza fissata, grossa efficienza in potenza, perché vengono messi dei nuovi segnali su altre direzioni. Il prezzo da pagare chiaramente l'abbiamo già visto,
era che, se ricordate bene, l'efficienza in banda non poteva superare il rate diviso la banda minima. Il rate era log 2 di m su t diviso la banda minima, quant'era? Q su 2t, ma q fa m, quindi m su 2t. Semplificato tutto quanto viene 2 log 2 di m su m. L'abbiamo visto all'inizio delle modulazioni. Quindi l'ortogonale è il vantaggio che quando m cresce l'efficienza in potenza diventa sempre maggiore, ma lo svantaggio che abbiamo già visto, quando m cresce l'efficienza in banda è sempre minore. Ma ovvio, per mantenere la stessa distanza io i nuovi segnali che arrivano li metto su altre direzioni, quindi la potenza costellazione non cresce, molto efficienza in potenza, però cresce la banda, perché queste nuove direzioni dove le prendo? Ok? Ma l'efficienza in potenza la cancello perché ne abbiamo già parlato. Esempio di una modulazione ortogonale con segnali equienergetici. Prendete questi quattro segnali, 1, 2, faccio un po' più piccolo il disegno, altrimenti 1, 2, 3 e 4. Qui questo è l'intervallo del simbolo. Questo è il primo segnale S con 1 di T, il secondo segnale S con 2 di T, S con 3 di T ed S con 4 di T. Il primo lo prendo così. Negativo, positivo, negativo, positivo. Il terzo lo prendo così, positivo, positivo, negativo, negativo. E il quarto lo prendo così, negativo, positivo, positivo, negativo. L'altezza è, questi quattro punti sono, che vedo sulla SX, sono t mezzi, t quarti e tre quarti di t, ok? Questi punti qui. Fatemi rappresentare in grassetto il segnale, così magari tutto più chiaro. Le altezze sono tutte quante uguali e sono uguali a radice di E su T se è positiva e meno radice di E su T se è negativa. Sto scrivendo in piccolo qua, però ve lo sto dicendo
a voce. Quindi essenzialmente il primo segnale è un impulso rettangolare alto radice di su t a durata t. Il secondo è la sovrapposizione di quattro impulsi rettangolari, positivi e negativi, alti sempre radice di su t, quando sono negativi meno radice di su t, a durata t quarti, shiftati a destra e t quarti, meno impulso rettangolare, più impulso rettangolare, meno impulso rettangolare, più impulso rettangolare. Il terzo è un impulso rettangolare ampio t quarti e poi meno un impulso rettangolare ampio t quarti, shiftato a destra e t quarti. T mezzi, scusate, shiftato a destra e t mezzi. E l'ultimo, ampio t quarti, negativo, positivo, negativo. Le altezze sono, se positive, radice di e su t, se negative, meno radice di e su t. Per forza, perché altrimenti questo coefficiente utilizzato qua non sarebbe l'energia. Infatti l'energia di questo segnale quant'è? L'altezza al quadrato, e su t, per la base, che è t, e. Quindi questo è il quattro segnali coenergetici. Sono ortogonali? Mi sembra ovvio che lo sia, perché se faccio il prodotto scalare fra il primo e il secondo ottengo il secondo stesso, per ampiezze e su t. E se fate integrale di questo, quanto fa? Area negativa più area positiva uguale 0, più area negativa più area positiva uguale 0. Se fate il prodotto, verificate, fate il prodotto di qualsiasi segnale di questi quattro, con qualsiasi altro segnale di questi quattro, escluso se stesso, sono ortogonali. In questo esempio, avendo verificato che sono ortogonali, che mi divide anche questi due, se fare il prodotto scalare per questi due, quanto fanno? Beh, questo qui, questa parte per questa parte, è il pezzo di sopra per 1, quindi è il pezzo sopra stesso, integrato fa 0. Questo pezzo qui per questo, è questo di sopra cambia di segno perché è motivo per meno 1, ma ci sarà sempre un integrale positivo o negativo, fa 0. Qualsiasi sia la coppia di segnali diversi fra di loro che prendete, moltiplicati e integrati fanno 0, quindi sono ortogonali. E sono tutti coenergetici perché ognuno di questi segnali al quadrato fa questo qui al quadrato. Perché se dove sono positivi rimangono positivi al quadrato, dove sono negativi diventano positivi al quadrato. E quindi da tutti questi questo segnale al quadrato. Quindi il quadrato di ognuno di questi segnali è sempre uguale a impulso rettangolare a durata t e ad altezza e su t. Quindi sono segnali ortogonali ed equilibrici. Di conseguenza la possibile funzione, sette funzioni in base, psi con m di t per m che va da 1 a 4, è semplicemente il segnale stesso normalizzato in modo tale da avere energia unitaria. Se utilizzo queste sette funzioni in base, la rappresentazione geometrica dei segnali sarà S con M uguale M vettore della base canonica. Dove con M è un vettore in tutti i zeri tranne uno in posizione M. Che è il caso precedente. Quindi non ho detto proprio nulla di nuovo, ho semplicemente fatto un esempio di segnalazione ortogonale e per una segnalazione ortogonale con segnali coenergetici una possibile funzione, sette funzioni di base sono i segnali stessi normalizzati in energia unitaria e di conseguenza ogni segnale si può scrivere come radice di E per quella funzione di base e la rappresentazione geometrica dei segnali sarà un set di vettori in cui fanno tutte le coordinate sono nulle, escluso la coordinata del massima che fa radice di E. Non è però l'unica rappresentazione. Infatti, se guardate questi quattro segnali,
vedete che altro, un altro set di funzioni di base sono i quattro singoli impulsi rettangolari. Sono i quattro singoli impulsi rettangolari. Io potrei aver preso, potrei prendere come funzioni di base quest'altro set di funzioni. Deve avere energia, un impulso rettangolare a durata t quarti, traslato a destra di m t quarti, così quando m fa 0 ho l'impulso rettangolare a durata t quarti che va a 0 a t quarti, quando m fa 1 ho l'impulso rettangolare a durata t quarti che va da t quarti a t mezzi 3 quarti di t, 3 quarti di t, t. Qui c'è per m che va da 1 a m grande. E anche qui per m che va da 1 a 4 grande. Però non hanno energia unitaria, perché adesso hanno energia l'altezza che fa 1 al quadrato, che fa sempre 1 per la base, t quarti. Se voglio che abbia energia unitaria devo dividerli per la radice dell'energia dell'impulso rettangolare, che è radice di t quarti. Quindi 4 su t sotto radice, quindi 2 su radice t. Così hanno energia unitaria. Queste sono le 4 funzioni di base. Altre 4 funzioni di base, del tutto equivalenti. Se utilizzo queste 4 funzioni di base, cosa ottengo? Bene, il primo segnale come si scrive? Radice di 1, 1, 1, 1. Anzi, non è proprio preciso. Il primo segnale si può scrivere come? Il primo impulsino. Giusto? Quello in alto. Il primo segnale è il secondo. Quello in alto. Come si può scrivere? In funzione di queste funzioni di base qua sotto. Deve essere. Le funzioni di base sono queste, ok? Sono 2 su radice di t per 1 in t quarti di t. Poi ci sarà 2 su radice di t per 1 in t quarti di t meno t quarti, e poi ci sarà 2 su radice di t per u di t quarti di t meno 3 quarti di t, e poi ci rimarrà no, di mezzi, e poi ci sarà l'ultimo rettangolino che è 2 su radice di t u di t quarti di t meno 3 quarti di t. Queste sono le quattro funzioni di base. Come posso ottenere quello con queste quattro funzioni di base? Ci manca anche il mezzo. Dovrei moltiplicare. Vedete, radice di t sta già là. Ci va radice di e quarti sotto radice. Radice di e quarti. Radice di e quarti. Radice di e quarti. Se faccio così, ora sì che funziona. Infatti, come vedete, il radice di t ci sta, 2 radice di 4 si semplifica, rimane radice di e su t, e poi impulso rettangolare, impulso rettangolare, impulso rettangolare, impulso rettangolare, fa un unico maxi impulso rettangolare lungo t. Riuscite a visualizzarlo? Stiamo parlando di rettangolini e di quadratini, eh? Non riuscite a visualizzarlo? Devo rappresentare questo oggetto qui. Tramite queste quattro funzioni in base, la prima è questa,
La seconda è questa. La terza è questa. E la quarta è questa. Un impulso rettangolare ma questi impulsi rettangolari sono tutti alti quanto? Radice di 4 su 3, va bene? Ora come faccio a ottenere radice di 2 su t se ho qualcosa che carattera radice di 4 su t? La devo moltiplicare per quanto? Per quanto devo moltiplicare questo per ottenere questo? Radice di e su 4. Se moltiplico questa prima funzione in base per radice di e su 4 ottengo radice di e su 4. Mi sta bene. Quindi la prima coordinata sarà radice di e su 4. La seconda coordinata devo moltiplicare la seconda funzione in base, questa, che è sempre alfa uguale, per quanto per ottenere radice di e su t? Sempre radice di e su 4. E la terza funzione in base, per quanto devo moltiplicarla in modo da ottenere questo? Sempre la stessa cosa, perché alfa radice di 4 su t, se la moltiplico radice di e su 4, ottengo radice di e su t. E anche l'ultima. Di conseguenza S con 1 sarà un vettore che è radice di E su 4 per 1, 1, 1, 1. Ok? E S con 2? Provate un po' a indovinare. Meno 1, 1, sempre radice di E su 4. Meno 1, 1, meno 1, 1. E così via, S con 3 sarà uguale a cosa? E devo scrivere quella come somma di rettangolini. Più, più, meno, meno. E l'ultimo, S con 4, sarà radice di E su 4. Meno, più, più, meno. Meno 1, 1, 1, meno 1. Chiaramente non poteva essere tutti uni, perché in questo caso avrebbe dato energia 4. Non poteva essere radice di E con tutti uni, perché in questo caso avrebbe dato energia 4E. È solo un check per vedere se uno, facendo le cose di corsa, può aver sbagliato. Al volo mi sembrava questo, un vostro collega ha detto questo. Non era proprio questa, perché se fosse stata questa, l'energia sarebbe stata la norma quadro di questo vettore, cioè E per 1, 2, 3, 4, 4E. Invece sappiamo che l'energia è, qui deve essere questo. E infatti, se lo guardate un attimo, attenzione a tenere conto. Come vedete, questa rappresentazione e questa sono un diverso set di segnali, ma è soltanto un cambio di base che lega la prima costellazione alla seconda. Espresso in queste funzioni di base, ottengo queste coordinate. Espresso rispetto a quest'altro set di funzioni di base, ottengo queste altre coordinate. Ma come si passa da una base all'altra? Attraverso un cambiamento di base. Stai soltanto facendo rotazione. Se lo guardate in un modo, ha una coordinata, in un altro, ha un altro set di coordinate. E questi vettori, come vedete, sono tutti ortogonali. Fate il prodotto scalare tra il primo e il secondo. 1 per meno 1 fa meno 1. Più 1 per 1 fa 1, 0. Poi 1 per meno 1 fa 1. Più 1 per meno per 1, scusate, 1 per meno 1 fa meno 1. Più 1 per 1 fa 1. E con meno la precedente fa 0, sono ortogonali.